Le prime notizie di mercoledì 26 luglio. Tragico incidente sul lavoro ieri pomeriggio nel porto di Taranto. Un operaio di 31 anni della Ecologica, Antonio Bellanova, è morto schiacciato da un'ecoballa mentre lavorava in una stiva nell'area del quarto sporgente. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di scarico da una nave battente bandiera panamense che trasportava 3.000 tonnellate di ecoballe. Una donna di 73 anni e il figlio di 53 sono stati trovati morti in una villetta schiera a Barletta nel periferico quartiere Barberini. La donna, Raffaella Di Miccoli, era riversa su un fianco in una stanza. Il cadavere del figlio, Michele Caporusso, presentava ustioni probabilmente causate da una sostanza caustica. A trovare i corpi il marito della donna, che da qualche giorno era in un'abitazione di campagna con l'altro loro figlio. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi. Un 44enne di Trepuzzi è stato ferito alle gambe a colpi d'arma da fuoco ieri sera sulla strada tra Frigole e Torrechianca, Marine Leccesi. L'uomo ha tentato di raggiungere l'ospedale montando su un furgone doblò in compagnia di un conoscente, ma si è dovuto fermare per la grave emorragia e ha atteso l'arrivo dell'ambulanza. È stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Fazzi, ma non è in pericolo di vita. Gianluca Zito, neurologo di 51 anni, originario di Torre Santa Susanna, è morto investito da un'auto condotta da una donna che non si è fermata a soccorrerlo mentre si recava al lavoro in scooter in una clinica di Roma e al Fazzi di Lecce. È deceduto dopo due giorni d'agonia il 98enne Umberto Marzano, farmacista in pensione, investito da un'auto pirata mentre era in bicicletta in Viale Leopardi. Era scomparso dopo aver fatto il bagno e per ore si è temuto il peggio per Vincenzo Riolo, un pensionato di 80 anni sparito alle 13.30 di ieri dal Club Adriatico di Polignano a Mare. È stato ritrovato nella tarda serata vivo ma in gravi condizioni in un terreno di Ripagnola. Era caduto battendo la testa. E quella di ieri è stata una giornata infernale in Puglia. La regione da nord a sud è stata devastata dagli incendi. A Vieste sono stati fatti evacuare 2.000 turisti da alberghi e campeggi. Nel centro del paese è stata allestita una palestra per ospitarli nella notte. Nell'Eccese è evacuata completamente la marina di San Cataldo, dove le fiamme sono divampate nella zona verde a poca distanza dalle spiagge e dalle villette. Ma incendi si sono verificati in tutta la regione, battuta da un torrido vento di libeccio e con temperature che hanno superato i 45 gradi. Apparterrebbe a un uomo di 59 anni di Matera, affetto da alcune disabilità, il cadavere ritrovato carbonizzato in una city car parcheggiata davanti al centro commerciale Mongolfiera di Bari. L'uomo aveva modificato la sua auto montando sul tetto pannelli solari e varie batterie. L'esplosione di una bombola di gas ha provocato danni a un edificio di due piani a Lecce, in via Santissimi Giacomo e Filippo. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma il tetto dell'edificio è stato danneggiato e un palo della luce è caduto su un'auto in sosta. Preziosi e altri oggetti di valore sono stati rubati dall'appartamento dell'ex presidente del Lecce, Savino Tesoro. I ladri si sono introdotti senza forzare il portone blindato nella casa di via San Francesco d'Assisi, nel centro di Lecce, e hanno fatto razzia di gioielli e orologi. Queste le prime notizie di oggi, appuntamento a domani.